Buonasera a tutti, ci troviamo presso l'Hotel Renaissance Napoli, meglio conosciuto come Hotel Mediterraneo, e siamo in compagnia della dottoressa Marina Carrese, che è la presidente della Fondazione Il Giglio. Vogliamo chiedere alla dottoressa quali sono i mass media che secondo lei maggiormente influenzano questo pensiero unico. In realtà sono tutti, a partire dalla televisione ovviamente, anche dai giornali e dall'informazione in generale, ma anche il cinema e così via, perché il pensiero unico dominante è unico, cioè è anche globalizzato e anche generalizzato attraverso tutti i mezzi di comunicazione, attraverso tutti i tipi di informazione e perfino penetra all'interno di strutture, di istituzioni che sono quelle scolastiche, per esempio, anche addirittura quelle ecclesiastiche, certo. Perché è veicolato attraverso un linguaggio. Un linguaggio che diventa linguaggio comune, ma che ha nel suo fondo un elemento determinante, quello di coniare nuovi termini, modificare i termini esistenti, modificarne il significato soprattutto. Quindi si finisce per pensare in maniera diversa pur utilizzando gli stessi termini che si usavano prima. Secondo lei quali sono le persone più soggette a questa forma di dominio da parte dei mass media? Sicuramente sono le fasce giovanili, più giovani sono più a rischio sono in questo senso, perché naturalmente sono più recettivi intanto alla società della comunicazione nella quale ci troviamo, e poi perché non hanno un retroterra culturale che li possa in qualche modo difendere da questa invasione della mente, questa invasione di luoghi comuni che sembrano soltanto modi di dire diversi per spiegare situazioni già conosciute, ma in realtà modificano proprio il modo di vedere quelle situazioni e di percepirle come significative o non significative. Secondo lei i social network hanno in qualche modo contribuito ad ingigantire il pensiero unico? I social network sono un po' croce e delizia, nel senso che sicuramente attraverso i social sono passano molti di questi contenuti veicolati dal pensiero unico, quindi sono, come dire, delle casse di risonanza, dei ripetitori del pensiero unico, ma è anche grazie ai social network invece che si riesce a combattere il pensiero unico, perché è attraverso Facebook, attraverso altri tipi di blog e così via, che riescono invece a essere presenti e quindi a far circolare le loro idee persone, gruppi che per dimensione o per non allineamento al pensiero unico sarebbero completamente isolati. Quali sono secondo lei le strategie più efficaci per combattere il pensiero unico? Prima di tutto la strategia principale è rendersene conto, acquisire consapevolezza del fatto che ripetere un luogo comune senza averci riflettuto, senza aver preso consapevolezza del vero e reale significato, significa intanto farsi cassa di risonanza e poi significa aver rinunciato a pensare, cioè a valutare in proprio la veridicità. Perché il problema è questo, è la verità. Se quello che viene detto è ciò che corrisponde al vero o se invece è una visione ideologica parziale del problema. È un po' quello che accade durante le campagne elettorali, no? In cui i politici di qualsiasi schieramento tentano in qualche modo di convincere gli elettori che quello che stanno dicendo in quel momento corrisponde alla verità. Io direi che forse diciamo nell'ambiente politico l'elemento è anche peggiore, nel senso che
il pensiero unico non è una bugia, cioè non è dire una bugia per accattivarsi qualcuno, ma è proprio modificare la struttura del pensiero. I politici per acquisire vantaggi, per essere compresi dalla gente, per avere impatto sulla gente, finiscono invece per adottare tutti questi luoghi comuni o questo linguaggio del pensiero unico senza magari avere poi l'intenzione di associarsi effettivamente a queste richieste, a queste istanze, e quindi per mero calcolo politico, che è ancora peggio se vogliamo dal punto di vista etico sicuramente. Secondo lei si può uscire da questa tipologia di dominio imperante? Io credo che si possa uscire e che i segnali positivi ci siano, proprio perché stasera per esempio iniziamo un seminario che proseguirà in 7 incontri e non è cosa da poco, diciamo. Non è cosa da poco perché fino a qualche anno fa forse non saremmo riusciti a fare questa un'iniziativa come questa, ma anche perché iniziative come queste riscuotono interesse e attenzione da parte di un pubblico sempre più vasto. Quindi il primo passo è appunto prendere coscienza della situazione. Bene, io la ringrazio molto e siamo in attesa del primo incontro di questi 7. Gli altri incontri si terranno nella nostra sede, la sede della Fondazione Il Giglio a Via Crispi a Napoli, Via Crispi 36A, e comunque è possibile anche seguire online il nostro seminario perché ci si può iscrivere attraverso il nostro sito, che è www.editorialeilgiglio.it, dove c'è il modulo dell'iscrizione online, gratuita ovviamente, che permetterà di avere i materiali del seminario. La storia ha una contestura perché riguarda i fatti veri attraverso le testimonianze che ci sono arrivati. Dunque l'interpretazione è un luogo essenziale, sì. Ma molte volte, diciamo, dopo il razionalismo e lo storicismo c'è stato un tentativo di ideologizzare la storia. Dunque, quando si parla di pensiero unico, quando si parla di memoria storica come ricostruzione, quando si parla di post-verità, addirittura si parla in realtà di tentativi di manipolazione della storia per ricostruire quello che è accaduto nel senso ideologico dominante, in fondo del una specie del liberalismo convertito in una ideologia unica, che è appunto quello al quale si riferisce il motto pensiero unico. Dunque il tentativo di oggi sarà proprio dimostrare attraverso esempi e un percorso intellettuale quali sono le radici, qual è stato lo sviluppo e a dove porta questa ideologia che manipola la storia. Sì. Ci può fare un piccolo esempio di questo tentativo di, diciamo, manipolazione? Se lei vuole, io potrei diciamo, parlare di quanto si è fatto in Francia, di quanto si è fatto in Spagna, di quanto si è fatto nell'America spagnola, anche in Italia, per esempio. Tutta la ideologizzazione del risorgimento, tale quale è arrivato ai nostri giorni, evidenza una ricostruzione della storia che non ha niente da vedere con la realtà dei fatti. Dunque, questo sarebbe l'esempio più facile, perché essendo proprio a Napoli, parlare del risorgimento e quanto era dietro e a dove portava questa ideologia è l'esempio più palmario, più evidente. Sì. Va bene, è stato molto gentile, la lasciamo al suo ciclo di incontri. Grazie a lei.